Diciamo, l'Ortomed è una società molto viva, molto giovane, che ha dei progetti che già in itinere, ma alcuni che nasceranno nel Alcuni, prossimo anno, fisiologi, quello diciamo, che Nico. caratterizzerà un po' Quando si questo parla periodo di della mia presidenza. lattosio e della Ovviamente sua saranno dei progetti digestione, sono molto collegati bacilli, a cruciole, attività di ricerca che quadruplete, indole, coinvolgono i giovani, perché cavolo la pecore. società chiede che il coinvolgimento sempre maggiore dei giovani in modo da creare anche un turnover di esperti in questo mondo complesso che è la gestione delle malattie dell'osso e delle malattie rare dello scheletro. Diciamo in particolare, oltre le iniziative che già erano in atto, saranno prese alcune iniziative, per esempio per quanto riguarda il mondo del trauma sportivo. Sentito Una, con una parlare maggiore di identificazione delle problematiche, delle caratterizzazioni del trauma del calciatore, grazie a delle collaborazioni che metteremo in atto anche a livello di Federazione Calcio. Poi ci saranno delle nuove collaborazioni più strette con il mondo dell'ortopedia chirurgica, che prevederanno un congresso al quale parteciperemo come Ortomed e dal quale probabilmente uscirà anche una monografia dedicata che sarà pubblicata sulla rivista della società, diciamo che avrà un'espansione maggiore. Abbiamo anche avuto quest'anno una indicazione alla probabile impattamento, perché sapete che nel mondo dell'editoria scientifica un dato importante è avere l'impact factor. La nostra rivista è una rivista che è attualmente indicizzata, quindi i lavori escono normalmente nel PubMed, però tra poco avremo anche un impatto, il cosiddetto impact factor. Quindi questo è un evento importante che cambia in maniera sostanziale l'importanza della società e del prodotto scientifico delle nostre attività.